Amici del calcio femminile, ben ritrovati sul canale dedicato a voi. Si giocava la 21esima giornata del campionato di Serie B, anche questa volta, ed è la seconda consecutiva, non diciamolo troppo forte, non ci sono sorprese significative. Risultati, diciamo, possiamo dirlo come da pronostico: vincono tutte le formazioni favorite, vincono tutte le formazioni della parte sinistra della classifica, con tonfi, in qualche caso anche piuttosto sonori, nella parte medio-bassa, per le formazioni che lotteranno fino all'ultimo per evitare la retrocessione. Lazio e Ternana proseguono dunque a braccetto il loro cammino. Proseguiamo nella nostra analisi molto rapidamente proprio dalle Ferelle, ovvero dalle ragazze di Terni, che vincono senza grande difficoltà, per la verità, 4-0, con una coppia fantastica, una coppia che fino a questo momento vale 27 gol in campionato, e cioè Pirone-Vigilucci. 16 gol per Pirone, che marca il gol in apertura di testa su assist proprio di Vigliucci, poi 3 gol, tripletta di Vigliucci, la numero 10 segna su calcio di rigore, ma segna anche su azione, tra l'altro proprio con gli assist decisivi di Pirone. Difficile definire chi delle due sia l'MVP di questa partita, in una gara assolutamente dominata sul campo della Res Roma da parte della formazione ternana. Da sottolineare che Pirone ha segnato il primo gol senza esultare, proprio ricordando quella che è stata una parentesi importante della sua carriera sul campo della formazione capitolina. Risponde a tono la Lazio, un risultato molto pesante, molto importante, ma di dimensioni diverse. 4 gol della Ternana, solo uno, quello della Lazio, che soffre anche un pochino sul campo di un Brescia che proprio sul proprio terreno di gara riesce sempre a rendersi avversario ostico. Da sottolineare che è il primo gol della danese Maria Hovmark. Hovmark è arrivata poche settimane fa, a gennaio, nella fase invernale del calciomercato suo. Il tocco decisivo in area di rigore, una bella girata molto precisa, molto puntuale, su un lavoro però ancora una volta straordinario da parte di Noemi Visentin, che fa saltare il banco e costruisce il gol decisivo. A inseguire sempre le solite note, ovvero il Cesena, che passa nettamente senza difficoltà sul campo del Pavia per 4-1, 3 gol in rapida successione nel primo tempo, con Dauria, con Secchi, con Lamti, con qualche responsabilità da parte della difesa pavese, in modo particolare, non ce ne voglia, del portiere pavese Migliazza, soprattutto in occasione del gol del vantaggio cesenate. Poi il quarto gol del Cesena di Milan arriva a tempo scaduto dopo il gol della bandiera pavese di Accoliti. Una vittoria importante anche del Parma, anche qui una vittoria di misura, il gol decisivo firmato da Kunguli sul campo del Verona. Questa era una delle partite forse più interessanti, perché il Verona aveva comunque delle ambizioni legate a salire, ad avvicinarsi al Parma. Il Parma ristabilisce le distanze, si conferma al quarto posto, ottiene importanti risultati in classifica. Perché? Perché il Verona viene scavalcato dal Chievo, ovvero dalle rivali cittadine, che vanno a vincere nettamente sul campo del Bologna con Pizzolato Merielanda per 3-0, e viene ulteriormente avvicinato dal Genoa, che torna alla vittoria dopo quasi 2 mesi di astinenza, tanti pareggi per la formazione di Filippini, 2 doppiette, Bargi e Ferrato, e le grifoncine si rimettono in quota nel tentativo di avvicinarsi quanto più possibile alla parte nobile della classifica. Abbiamo detto praticamente tutto, mancano soltanto 2 risultati. Molto rapidamente, la vittoria per 2-0 dell'Arezzo, per l'appunto, sul campo del San Marino Academy, frutto di una doppietta di Diaz Ferrer. È un risultato importante per l'Arezzo, che si porta in zona comoda, ma significativo anche per il San Marino, che resta terz'ultimo in classifica. Ma nella parte bassa della graduatoria il risultato più importante è sicuramente quello del Freedom. Seconda vittoria consecutiva per la formazione cuneese, che dopo aver battuto il Pavia surclassa anche il Ravenna con un netto 6-1, le reti di Asta, Battaglioli, Costantini, Martin doppietta di Burbassi. Una vittoria rotondissima che consente al Freedom di scavalcare la seconda formazione in 2 partite. La settimana scorsa aveva battuto e scavalcato il Pavia, questa volta riesce a scavalcare anche la Res Roma, battuta, come detto, sul proprio campo dalla Ternana.
Prossima settimana si va in scena con la 22esima giornata. Alcune partite interessanti in testa e in coda. La più interessante di tutte sicuramente è Ternana-Parma. Nella gara d'andata questa era stata una partita fondamentale, il Parma aveva battuto la Ternana, poi le situazioni sono cambiate perché il Parma è scivolato con 3 sconfitte consecutive un po' indietro, ma la squadra retrocessa lo scorso anno, lo ricordiamo, dalla Serie A resta una delle più solide e delle meglio costruite nel campionato cadetto, dunque un buon banco di prova per la Ternana, mentre la Lazio ospiterà in casa proprio una delle squadre più in forma di questo momento, sempre in lotta per non retrocedere, ma riduce le 2 vittorie consecutive, il Freedom. Tra le altre partite spiccano anche Cesena Res Women e Lazio Frido, e Genoa Brescia, ma di questo vi parleremo per l'appunto nella presentazione della 22esima giornata del campionato di Serie B tra qualche giorno.